aspettare, tu puoi considerare l'attesa che c'è già. Fabbriche ferme, la gente tutta fuori, le macchine a colori che fan pubblicità. C'è quello che prepara l'acqua fresca, s'affacciano maestra e scolaresca. Ed ecco tra le maglie l'ammiraglie, c'è una ruota, esplode un grido: forza, 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 olè! Passa la corsa, mamma che forza, una mucchiata di ciclisti rosa e blu. Passa la corsa, proprio di corsa, una buffata per la vista o poco più. Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Con l'immagine di Silvano Contini si apre questo nostro collegamento in diretta. Insieme a Contini c'è Fabrizio Verza, un giovane neoprofessionista. Sono i corridori che stanno avvicinandosi, eccoli proprio adesso sul Gran Premio della Montagna della Gerola. Verza e Contini passano dunque sulla Gerola con un lieve vantaggio nei confronti del gruppo, il gruppo che si è frazionato in due tronconi. Quello con i migliori è immediatamente alle spalle di Contini e di Verza, mentre con un ritardo che ora è sui circa 3 minuti e mezzo, 4, c'è un altro gruppo fra cui spicca la maglia verde di Faustino Ruperes. Abbiamo colto proprio in diretta, con una scelta di tempo piuttosto fortunata c'è da dire, il momento del passaggio dei corridori sul Gran Premio della Montagna della Gerola. A questo punto mancano 20 chilometri alla conclusione sul traguardo di Castellammare di Stabia, che vedete inquadrato ora con queste riprese effettuate dalla squadra esterna 1 di Napoli, che oggi effettua le riprese dalla linea del traguardo di Castellammare di Stabia, mentre le altre riprese dall'elicottero e dalle motociclette sono quelle consuete effettuate con le nostre truppe mobili che seguono la corsa. Possiamo adesso tornare a seguire le immagini della registrazione della partenza di questa mattina e vediamo queste immagini dell'attraversamento del parco della Reggia di Caserta, un'immagine soprattutto dedicata ai telespettatori dell'Eurovisione, dal momento che noi un'ora fa circa ve l'abbiamo già proposta nel corso della prima finestra sul giro, nel corso della rubrica Il Pomeriggio. Ed ecco che dopo questa immagine del parco della Reggia di Caserta siamo tornati sulla corsa, perché oggi è una tappa particolarmente importante, era la prima tappa di un certo rilievo, di una certa attesa nella giornata, e c'è l'attacco di Silvano Contini insieme a Fabrizio Verza. Alle spalle di questo tandem composto da Verza e Contini è passato alla testa del gruppo dei migliori sgranato Alfio Vandi. Il ritardo di Baronchelli era di 1.49, non è ancora precisato il ritardo di Vandi nei confronti di Verza e di Silvano Contini. Verza e Contini sono passati in testa al Gran Premio della Montagna di Agerola, 20 chilometri alla conclusione. In terza posizione è passato il romagnolo Vandi, che è così riuscito a ottenere ancora punti dopo il Chiunzi e quindi ha rinforzato la sua posizione nella classifica dei migliori scalatori. Mancano circa 7 chilometri alla conclusione e i due uomini al comando hanno 40 secondi di vantaggio. Vi ricordiamo, si tratta di Verza della GIS, numero di gara l'81, e Contini della Bianchi Piaggio, numero di gara il 32. Siamo a 7 chilometri alla conclusione. Consentiteci innanzitutto di fare i nostri complimenti al motociclista e all'operatore della RAI, che con una condotta di gara veramente eccezionale ci hanno consentito di seguire. Adesso si è messa in mezzo la macchina del cambio ruote, che però il nostro operatore cerca di superare. Ci ha consentito di seguire per la prima volta completamente una discesa in quello che è il più difficile, il più spericolato degli esercizi. Allora, vedete scatenati Verza e Contini, ormai segnalati a 2 chilometri dalla conclusione. In classifica generale Contini è quinto con un ritardo di un primo e 33 secondi, Verza è dodicesimo a 2.43. Un attacco a fondo, ricordiamo che ci sono anche gli abbuoni, vale a dire 30 secondi al primo, 20 secondi al piazzato, poi
10.5, continua ad aumentare il vantaggio del tandem di testa, mentre vi ricordiamo che Silvano Contini, questo atleta lombardo di Leggiuno, lo stesso paese che ha dato i natali a Gigi Riva, si è imposto quest'anno, ecco che passa al comando, si è imposto quest'anno allo sprint nella Liegi, Baston Liegi, battendo The Wolf. È vero, si viaggia a 80 all'ora. Eh sì, 80 all'ora, è impressionante vedere così, però quando si è in bicicletta non ce se ne accorge. Infatti io, smettendo di correre, andando dietro con la macchina, mi sembravano tutti pazzi, e io ero uno di quei più pazzi, andava più forte di tutti, diciamo. Contini è solo. Attendiamo di avere notizie più precise, può darsi che Verza abbia sbagliato proprio una delle ultime curve in vista del traguardo, quindi ecco Contini a circa 10 metri dal traguardo, si volta, Contini vince e guadagna 30 secondi da buono, mentre ecco Verza con un distacco, comunque ecco Verza che taglia il traguardo al posto d'onore, dietro di lui vediamo Prece che è entrato quest'anno a far parte dello staff dell'organizzazione della Gazzetta dello Sport insieme a Giorgio Albani. Ecco, intanto vediamo che Contini è ora sulla linea del traguardo, evidentemente sta aspettando, sta attendendo il responso del cronometro. Eccoci ormai allo sprint per il terzo posto, c'è Saronni davanti a Moser, poi Chinetti nell'ordine, Saronni, Moser, Chinetti, Mazzantini, poi Fignon, quindi Paganessi, poi Inu, quindi Godi Schmutz, poi Markussen, poi ecco Panizza con Visentini, con Natale, con Bortolotto, mentre Moser, vediamo anche Beccia e Conti in questo primo gruppetto, mentre vediamo che Moser deve impegnarsi a fondo, è proprio il caso di dirlo, per liberarsi dalla morsa dei suoi estimatori. E arriviamo alla conclusione con Giorgio Marconi. Conclusione che significa riepilogare, sì, prego Sergio, poi anche tanto nelle trasmissioni così sul palco happening si può tranquillamente passare anche davanti alle telecamere. Nel frattempo, per evitare invece il passaggio davanti alla telecamera, la nostra regista Luciana Veschi, che ci tiene sempre alla estrema pulizia dell'immagine, ha staccato sull'elicottero per regalarci ancora un'altra immagine della vista dall'alto della zona delle terme di Castellammare, dove si è conclusa questa frazione interamente campana, da Caserta a Castellammare di Stabia di 135 chilometri. Col tempo di 3 ore 17 minuti 28 secondi, la media di 39.500. Ha vinto Silvano Contini della Bianchi Piaggio, che ha sfiorato il primo degli attacchi previsti da questa squadra, da tutti considerata la più forte, la più valida antagonista, con le sue tre punte, di Bernardino. Contini, fuggito insieme al giovane Fabrizio Verza sulle ultime rampe della Gerola, posto a 20 km dalla conclusione, è arrivato al traguardo da solo, essendo riuscito a staccare poi Verza proprio negli ultimi metri. Fabrizio Verza della GIS Olmo è giunto secondo a 12 secondi, mentre con un ritardo di 50 secondi è giunto il gruppetto dei migliori, che si era selezionato prima attraverso il Chiunzi, poi attraverso la discesa fra il Chiunzi e la Gerola e poi nettamente sulle rampe della Gerola. Giuseppe Saronni ha vinto lo sprint, ecco che stiamo rivedendo proprio questa fase conclusiva, con il successo di Contini davanti a Verza. A 50 secondi, dicevo, Giuseppe Saronni ha vinto la volata del gruppo dei migliori, quarto è Moser, quinto Chinetti, sesto Mazzantini, settimo Fignon, ottavo Paganessi, poi Inu, Schmutz, Markussen e Skepens. Quindi dopo la tappa di oggi, di cui abbiamo rivisto il finale, l'epilogo, Bernardino è sempre in maglia rosa con un vantaggio di 13 secondi su Silvano Contini, 26 secondi su Tommy Prim, 29 secondi su Francesco Moser e 58 secondi su Giuseppe Saronni. Questi quattro corridori
questi tre corridori, cioè Contini, Moser e Saronni, oggi hanno guadagnato nei confronti di Prime e nei confronti di Hinault. Per ora è tutto dal Giro d'Italia, ci risentiamo più tardi per il consueto epilogo, quindi buon pomeriggio dal Giro d'Italia.